Ciao ragazzi, ricetta flash. Abbiamo pochissimi minuti, dobbiamo tornare al lavoro. Il tema di oggi, i fiori di zucca. I fiori di zucca per giusta regola si mangiano crudi e sono ricchissimi di nutrienti, in particolare di vitamine A, vitamina B1, vitamina B2, B3, B9 e vitamina C. Inoltre hanno un grande contenuto di sali minerali. Molto importanti soprattutto in questo periodo. Periodo estivo, si sa, si suda tanto e bisogna reintegrare. E contengono quindi ferro, calcio, fosforo, magnesio e potassio. Ma ve li immaginate? Il fiore di zucca, tutto il mondo. Particolare attenzione quando si comprano i fiori di zucca, bisogna guardarli anche all'interno, perché questo di qui, che è il pistillo, deve essere così giallo, giallissimo. Quando invece ha un colore marroncino, indica che i fiori di zucca sono stati raccolti molto tempo prima, per cui non sono freschi e allora meglio evitare. Si toglie parte del gambo di potatura e io il pistillo lo lascio anche. Un alimento che si accompagna molto bene è la cipolla. La cipolla che andrà soffritta un attimo con olio extravergine di oliva. Anche la cipolla si sa è molto diuretica e fa tanto bene a noi, alla nostra pelle e apporta tanti minerali di cui abbiamo bisogno. Mettiamo la cipolla nel nostro padellino, prendiamo l'olio, vai che le cipolle si sono dorate, quindi mettiamo adesso i fiori di zucca. Un pizzico di sale, un giro di sale nero. Ci armiamo di uova. A questo punto versiamo. Cerchiamo di far andare l'uovo un po' da tutte le parti. E adesso la magia. Quella che ci hanno insegnato le nostre mamme. Ultima sfregolata, giro di olio a crudo, ultima passata di pepe. Fatto questo, la scivolata sul piatto, eccola qua, e la frittata è fatta. Adesso possiamo mangiarla o a pranzo, perché sappiamo ci sono le uova, i fiori di zucca con tutte le proprietà che abbiamo indicato. Le uova sono anche questo un alimento che non deve mancare nella nostra alimentazione quotidiana, oppure riscaldarlo semplicemente in padella stasera e mangiarlo a cena. Ricordatevi sempre che non sono una cuoca, non sono una professionista, i miei video servono soltanto ad aiutare le persone come me nei momenti di disperazione. Se questa ricetta flash vi è piaciuta e volete continuare a seguire i miei video, iscrivetevi alla pagina, mettete mi piace e ci vediamo presto. Ciao ciao da Floriana, ciao!